Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. E oggi parliamo di una cosa che non mi ha fatto impazzire durante questo periodo di quarantena. Allora, vorrei cominciare dall'inizio. Non ricordo bene quando ne ho parlato all'interno del mio girato, ma cominciamo dall'inizio. Sono giorni un po' complicati dove per non impazzire si cerca di fare di tutto. Ho cercato di trovare qualche passione oltre al lavoro. Mi sono dedicato a qualche hobby, a qualche passione. Sono in un'altra stanza, adesso vado in un'altra stanza dove c'è un casino di pazzi. Mi sono dedicato alla stampa 3D. Non è una novità, è di sicuro sul web ci sono tantissime persone che già ne parlano. Questa stanza ha un audio terribile. E adesso vi faccio vedere che cosa ho assemblato e poi ve ne parlo. Preso dal lavoro, preso dagli impegni, ma comunque rimanendo chiuso in casa, mi sono reso conto che forse avrei voluto approcciare ad un hobby manuale, qualcosa che dovevo fare con mano. E una delle cose che ho sempre voluto provare, ma non ho mai avuto il tempo di provare, è la stampa 3D. Ma nel momento in cui ho cominciato a spulciare un pochino sul web, mi sono reso conto che è una cosa complessissima ed è un mondo vastissimo, quindi ho cominciato dalle basi, ho detto perfetto, voglio provare a stampare qualcosa in 3D e voglio cominciare dalle basi, perché un po' di 3D, io col 3D ci lavoro, ma la stampa 3D è tutt'altra cosa, quella della prototipazione, le misure precise, insomma è un mondo completamente diverso. E quindi ho cominciato a spulciare un pochino su Amazon quali fossero i prezzi delle stampanti 3D, ho cominciato a capire le differenze tra le varie tipologie di stampe, perché poi ogni stampante ha un sistema di stampa differente, quello con il PLA, che è un tipo di plastica, con l'ABS, con il PETG, insomma tantissime sigle complesse e dove io mi ci perdevo, infatti io non ho capito nulla e ho perso 2-3 giorni su YouTube per cercare di capire solo le differenze tra una stampante 3D ed un'altra, perché volevo capire su quale potevo puntare. E ho deciso di prendere una delle più classiche ed anche economiche, perché il mio voleva essere un tentativo per capire se potesse essere un hobby interessante e non troppo costoso all'inizio. E quindi ho scelto una di quelle stampanti che vedete con i braccetti, che stampa in PLA, la plastica, un tipo di plastica insomma, che non è corrosiva, che non dà fastidio alla pelle, quindi non c'è bisogno di avere i guanti o la mascherina quando si utilizza, perché non è resina, insomma sono tante formule. Ed in più ho trovato un venditore italiano su eBay, in questo caso, che aveva una di queste stampanti cinesi disponibile alla consegna immediata e che costava davvero poco. Probabilmente sono stato fortunato, ho avuto una botta di culo incredibile, perché l'ho pagata a meno di 100 euro. Quando poi ho scoperto che su AliExpress, quindi sugli e-commerce cinesi, questo tipo di stampante costava un po' in più, 120-130, ci voleva anche un mese per farla arrivare. Vabbè, diciamo che ho avuto fortuna nel trovarla. Vi lascio qui sotto qualche link di riferimento se la riesco a trovare su Amazon con tempi di consegna veloci, altrimenti vi metto il link di eBay. E mi è arrivato questo scatolone gigantesco e pesante, e all'interno conteneva l'impossibile. In pratica era come avere un'enorme costruzione Lego. È stato divertente, frustrante, ma allo stesso tempo appagante montare questa stampante 3D, e ci ho messo una settimana. Vedevo un video su YouTube di un ragazzo che ha un canale YouTube che parla prettamente di stampe 3D, che ne parlava di questa stampante, ho visto la sua recensione, e diceva che lui, con una determinata esperienza immagino nel settore, ha impiegato dalle 6 alle 7 ore per montare quella stampante. Mi sono detto, ma io in quanto tempo la monterò? Diciamo che ci ho messo 5 giorni, ma non sono stato tutta la giornata sempre ad assemblarla. Diciamo che ci ho messo 4 ore al giorno, per 5 ci ho messo una ventina di ore. È frustrante da un lato, perché all'inizio ti ritrovi con tantissimi pezzi davanti, però poi è stato piacevole perché mentre la assemblavo capivo come avrebbe funzionato, capivo come cablare il cavo, perché quel cavo deve passare in quel punto. Insomma, è stato molto interessante affrontare questo argomento ed è stato divertente poi dopo, quando l'ho accesa per la prima volta, perché funzionava e sono riuscito a stampare qualcosa. E poi lì la seconda frustrazione, quella del capire come settare i parametri di stampa. È un mondo completamente diverso, complesso.
ce n'è di tutte, ragazzi. E io praticamente ne sto parlando ora, dopo un mese. No, ne sto parlando ora dopo 20 giorni di utilizzo quotidiano, perché poi la stampa 3D, una volta settato il file e importato nella stampante, la stampante ha dei tempi di stampa che variano dalle 3 ore, 4 ore, 5, 8, 10 ore, dipende dal tipo di modello e dalla cura con cui vogliamo stampare quel determinato modello. Quindi arrivo la mattina, lancio una stampa, prima di andare a dormire la stampa deve essere completata, perché essendo comunque delle macchine non propriamente sicurissime, perché ci sono delle cose che a me inorridiscono, come il trasformatore della corrente, è qualcosa di spaventoso per me vedere la 220 che passa con dei cavetti collegati con delle viti, è una cosa che non si può guardare. Infatti poi io da solo me lo sono messo in sicurezza, perché non si può mai sapere. Ma essendo degli elementi elettronici che vanno a surriscaldarsi, non si può mai sapere l'incendio dietro l'angolo. Quindi, per evitare di lasciare la stampante stampare di notte, preferisco lanciare la stampa la mattina, assorbirmi il rumore terrificante tutta la giornata, ed è per questo che l'ho rinchiusa in fondo alla stanza, ad una stanza remota della mia casa, e poi prima di sera, stampa terminata, me la pulisco, me la sistemo e preparo la stampa per la mattina dopo. Quindi mi preparo il file, la metto sulla pennetta, sulla micro SD, preparo la micro SD, buona lì e vado a dormire. Ho detto che mi preparo la stampa, e sì, perché una volta preso il modello 3D e ci sono dei siti web fantastici dove praticamente sopra c'è di tutto, devo creare un file che venga letto dalla stampante. Questo file è un file numerico che genera, ci sono diversi software che generano questo file, dove possiamo importare all'interno un progetto CAD nel formato STL, per chi fosse interessato. Si impostano tutti i dati della stampante, si imposta quanto deve essere il rifilo, il riempimento, insomma una serie di parametri, e ci genererà un file .gcode. Questo tipo di file è quello che viene letto dalla stampante, che ha tutti i parametri all'interno per permettere la stampa 3D. Ora, dopo i primi 2-3 giorni di stampa, ho cominciato a bestemmiare in tutte le lingue conosciute in arcaico, perché ho cominciato ad avere dei problemi. E cercando un pochino sul web, sono tutti problemi di chi ha una stampante 3D. Quindi, oltre al problema dell'assemblare, del far funzionare, del capire e del preparare il file, c'erano anche i problemi legati alla stampa. Quindi al sistema, perché quando cola la plastica non si attaccava al piano surriscaldato, allora alza la temperatura. No, c'è il trucchetto: o metti una lastra di vetro, cospargila di sangue peruviano, insomma un sacco di stregonerie. Alla fine uno diceva: guardate, ma utilizzate la lacca per capelli. Io scendo, vado a comprare lacca per capelli, zac zac, e l'oggetto che stampavo rimaneva incollato, e finalmente avevo risolto il problema. Ma poi ancora i parametri non funzionavano. Insomma, la stampa 3D non è un hobby che si fa a mente serena, è una cosa a cui bisogna starci dietro, ci si spendono tanti soldi, perché poi io ora sono all'inizio, quindi ho speso sì e no 100 euro per la stampante, ho speso una cinquantina di euro di bobine di PLA, che sarebbe questo filo gigantesco, questo filo che poi viene sciolto, estruso nelle forme che ci interessano. Ma ho scoperto che è un hobby molto costoso, non al pari della fotografia, ma quasi. Ma una cosa interessante è che dico addio ad Amazon, perché comincio ad assemblarmi e a stamparmi le cose che mi servono da solo. Per esempio questo, non so se si vede, vediamo un po'. Questo ad esempio è un portacuffiette, e serve praticamente per legarci le cuffiette attorno per non far attorcere il filo, ed è comodissimo. Piegato 2-3 ore di stampa. Oppure ancora il portacellulare, una cosa come stupidissima, un pezzo di plastica disegnato in un determinato modo, su Amazon avrei speso 10 euro per comprarlo, invece così vado qui, mi appoggio il telefono e mi tiene il telefono. E già ne ho stampati 4 per mia sorella, per la mia compagna, per mio padre, e questo qua poi l'ho personalizzato, perché dentro ci ho fatto un'estrusione con un programma di grafica 3D e ci ho scritto Luca Auletta dentro, quindi so che è mio. Poi andiamo con le cose utili e interessanti, ad esempio questo, che è un porta cose da scrivania, ho staccato la penna USB, questo accessorio che va messo sulla scrivania porta 3 buchi per infilare delle pennette USB, che è semplicemente un pezzo di plastica, quindi da tenere sulla scrivania perché ci posso infilare dentro delle penne USB,
Oppure ho la possibilità di mettere all'interno 1, 2, 3, 4, 5 schede SD e 5 schede micro SD. Comodissimo quando devo scaricare le schede, io normalmente tengo delle schede qui sulla scrivania, faccio un gruzzoletto e poi mano a mano poi le metto a posto. Invece così posso tenerle ordinate sulla mia scrivania. Altro accessorio che su Amazon avrei speso 10 euro. Una cosa stupidissima, ma che io non riuscivo a trovare come piacevano a me su Amazon, i fermaporta. I triangolini che si infilano sotto le porte per non farle sbattere. 3 ore di stampa, ne ho stampati 2. Perfetti. Non, certo, non sono rifiniti perché poi andrebbero levigati, sistemati, ma per quello che ci devo fare va più che bene la stampa 3D. Ed ora ho appena terminato un'altra stampa, che la vado a prendere, così vi faccio vedere anche il risultato appena uscito dalla stampa. Questo è il pezzo che esce dalla stampante. In pratica è il pezzo stampato, che è questo qua di sopra, e poi sotto c'è questa, diciamo, cornice che serve a farlo aderire bene sul piano della stampante e poi dopo va staccata. Come pinze, pinzette, un po' con le mani, rimangono dei residui, vanno carteggiati, vanno puliti, però almeno funziona. E cosa mi sono stampato? Un'altra cosa utile. Sto mettendo un pochino a posto quella che è la mia zona macchine. E sto mettendo un po' in ordine tutte le mie batterie. Ragazzi, ho tante batterie GoPro. Mi sono costruito. Porca miseria, non va. Ho sbagliato le misure. Fail. Ok, avevo stampato un portabatterie per GoPro, ma ho sbagliato le misure di stampa. Ecco come buttare 4 ore di stampa. E vabbè, dai, si impara, si impara dagli errori. Ho sbagliato a modellare e ho creato un portabatterie più piccolo e non c'entra nulla. Va bene, lo metterò sulla scrivania come porta oggetti. Via, utilizzi se ne trovano, però mi ritoccherà stampare. Adesso riprendo meglio le misure. Ed è questo il problema, ed è anche il bello, ossia confrontarsi con qualcosa di totalmente diverso, dove vai a immaginare un oggetto e a realizzarlo, poi dopo a toccarlo con mano, quindi non rimane più solo su uno schermo di un computer, ma poi lo tocchi, lo utilizzi davvero. Ho creato, ora non si vede lì sul mobile, avevo un problema con i caricabatterie, tutti i cavi USB che uscivano dal caricabatterie, insomma, ed erano tutti quanti appesi. Ho creato, stampato, un portafilo, cioè un portacavo, semplicemente una barretta con tanti buchi all'interno dove infilo il cavo USB e li tengo lì appesi in ordine. Così quando mi serve un cavo USB-C lo vedo, lo tiro via e lo utilizzo. Quindi davvero una cosa comodissima, oltre che divertente, e quindi porta via un po' di tempo, ma ti apre la mente, perché poi è un hobby utile, perché se lo sai sfruttare tutto quello che costruisci dalla tua mente poi dopo diventa un oggetto reale, fisico. Ragazzi, la stampa 3D è letteralmente il futuro. Si può davvero fare tanto e ci si può divertire. Io vi consiglio, se avete tempo, di provare a stampare in 3D, perché è una soddisfazione unica. Insomma amici, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se avete delle domande potete scrivermi qui sotto nei commenti. Non sono un esperto, trovate tantissimi altri canali che parlano di stampa 3D qui su YouTube, però se qualche consiglio, almeno non farvi ripetere i miei errori, se posso darvelo, ve lo do. Seguitemi su tutti i miei canali social, sul mio sito web trovate il mio blog e tutti i corsi disponibili. Cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.